Eccolo sera da mai ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme, una buona serata a tutti voi in questo terzo video di giornata e partiamo subito da un gesto molto importante, sublime di Thiago Motta durante appunto la seduta di allenamento e durante l'incontro con i vari dirigenti Elkan, Scannavino, Ferrero e Giuntoli, in cui avrebbe chiesto appunto di avere le foto con i nomi e cognomi di almeno 100 dirigenti e diciamo collaboratori al centro della Continassi, in modo da potersi ricordare i volti e soprattutto il nome e il cognome, chiamarli proprio le persone per nome, in qualche modo da creare proprio una sorta di unione, una famiglia e avere questa empatia da vero manager per riuscire in qualche modo a costruire una sinergia, un'unione di intenti con tutti i, diciamo, i componenti del gruppo Continasse. Quindi questa è una cosa molto bella che ha sottolineato ancora una volta lo stile di Thiago Motta, quello di essere oltre a un grande uomo, un grande manager, un grande allenatore. Ok, queste sono le basi sicuramente che lo potranno portare, no, a eccellere con la Juventus. Poi ovviamente il campo, il rettangolo verde, dirà la sua. Oggi, come abbiamo detto, ci sono state due sedute di allenamento, entrambe comunque cominciate con riscaldamento, preparazione atletica, con il focus sul possesso palla e poi ovviamente esercitazioni tecniche, in modo tale da cominciare già ad entrare, no, in forma fisica, visto che comunque il 20 di luglio la Juventus partirà per la tournée a Norimberga, nella sede dell'Adidas, per 6 giorni, dove ci sarà anche un amichevole. Quindi, insomma, diciamo che ci sono tutti i presupposti per vedere una Juve completamente diversa e gagliarda, con l'impronta di Thiago Motta già installata all'inizio. Chiaramente non potranno essere a disposizione tutti i giocatori, né i nuovi che arriveranno, perché ci saranno ancora almeno 4 acquisti, e ovviamente tutti i rientranti dalle nazionali. Però già l'identità di base verrà trasmessa sicuramente da Thiago Motta con l'aiuto di tutti quanti, area sport e collaboratori. Ecco, l'altra cosa importante da dire, passiamo un po' al mercato, l'offerta che è arrivata ufficialmente da parte dell'Leicester, dalla Premier League, per Matias Soulé. Il classe 2003 argentino comunque sta bene a Torino, vuole giocarsi tutte le sue carte per fare il titolare, gode della stima di Thiago Motta che vuole assolutamente provarlo e lo ha ribadito, vuole tentare, no, di inserirlo nel suo 4-2-3-1 e vedere se può fare il titolare. E sicuramente Soulé non è che gradisca molto di accomodarsi all'Leicester, magari preferirebbe un'altra meta. E poi l'altro problema è che l'offerta di 25 è ancora troppo bassa per la Juventus, che vuole almeno 10 milioni in più, quindi si tratterebbe di 35-40 milioni come minimo. E quindi direi che Soulé è un indiziato abbastanza importante a rimanere alla Juventus, a differenza di Huijsen, che invece potrebbe costruire, come abbiamo detto, un tesoretto di circa 30 milioni per arrivare a Cup Miners. Quindi ecco, qui diciamo che si è delineata abbastanza la situazione che riguarda l'argentino, che tra l'altro è stato accolto molto bene dai tifosi che lo hanno invocato e gli hanno chiesto di rimanere perché deve giocare. Quindi vedremo anche qui come si inserirà e come andrà dai primi allenamenti. Thiago Diallo, altro giocatore che ha mandato messaggi chiari e molto ambiziosi già dai primi allenamenti, si sente pronto ad affrontare la nuova avventura, convinto di potersi giocare le sue fiche di fare il titolare alla Juventus o comunque il comprimario. Thiago Motta gli darà questa opportunità di alzare il minutaggio, di avere molte più presenze, visto che l'anno scorso da gennaio a maggio non giocò perché Allegri non lo mise in campo, solo Montero lo mise in campo contro il Monza, dove comunque ha fatto vedere un grande motore, una grande propulsione anche offensiva e grande gamba. Quindi vedremo appunto se Thiago Diallo riuscirà ad affermarsi. Ha proprio messo un messaggio chiaro su Instagram dicendo: nuova stagione, nuove ambizioni. Quindi potremmo ritrovarci un nuovo acquisto a nostra insaputa molto forte in casa. Non a caso, gioco di parole, Marotta aveva provato a sfilarcelo già prima in estate, poi nel mercato di gennaio, e non c'era riuscito. E Giuntoli era stato bravo, sfruttando i soldi prelevati da Ranocchia, che era andato a Palermo, per dare l'indennizzo a Lille e portarlo via. Quindi ha recuperato dall'infortunio completamente e, come ho detto, a sinistra potrebbe essere una grande risorsa, sia come terzino basso sia come esterno alto. Vedremo appunto dove verrà impiegato, ma l'idea è quella di farlo partire proprio a sinistra nei quattro. Vedremo però, tutto sarà in divenire. Per quel che riguarda invece Federico Gatti, il nostro numero 4, che poi ha partecipato anche alla rassegna dell'Euro 24, purtroppo non essendo impiegato, però comunque
secondo me avrà un ottimo futuro alla Juventus. Thiago Motta lo vuole provare, non ha assolutamente intenzione di mandarlo via, e stesso discorso vale anche per lui: solo con offerte monster, irrinunciabili, allora la Juventus potrebbe pensarci come mandarlo via. Ma in questa situazione, con delle offerte da 30 milioni come quella del Newcastle o di qualche altro club inglese interessato al difensore, al pilastro centrale di difesa, allora la Juventus lo otterrà. Quindi, come ho detto, anche lui è ben volenteroso di dimostrare tutto il suo valore per provare a fare il titolare anche con Thiago Motta, dopo che lo ha fatto comunque nella scorsa stagione con Allegri. Quindi un in bocca al lupo anche lui per giocarsi tutte le sue chance, perché ha comunque le carte in regola per mettere in difficoltà Thiago Motta a sceglierlo come centrale titolare. Ecco, poi chiaramente abbiamo detto che si sta pensando a Todibo indipendentemente da lui, e si sta solo aspettando di capire se si può liberare lo spazio di Huijsen o meno. Ecco, vediamo un attimo il discorso invece legato a Di Gregorio, altro portiere che si sta inserendo e calando, no, nei panni da numero uno. Si contenderà a tutti gli effetti il ruolo di primo portiere con Perin, che comunque, ha detto anche di Thiago Motta, ha tutte le chance per metterlo in difficoltà nelle scelte. E Di Gregorio anch'esso ha lasciato un messaggio importante su Instagram, rivelandosi anch'esso pronto ad affrontare una stagione ricca di impegni, diversissima rispetto alla stagione al Monza, dove c'erano meno ambizioni, e quindi sta facendo molti allenamenti proprio in preparazione della stagione. E vedremo appunto quando uscirà di scena anche Wojciech Szczęsny, che ancora adesso è a tutti gli effetti alla Juventus. Si sta aspettando appunto il responso da parte della squadra dell'Arabia Saudita, l'Al-Nasr. Nila ha voglia di mangiare la mando, perché non sta più nella pelle. E ovviamente invece il Monza, come abbiamo detto, che aveva provato a fare dei sondaggi anche tramite Galliani, non ha la liquidità sufficiente per poter accontentare le casse della Juventus, sia per pagare il cartellino alla Juve, che è almeno 5-7 milioni anche, e poi l'ingaggio. Cioè la Juve non può permettersi di fare, diciamo, l'elemosina, o comunque di mettere dei soldi anche in parte per lo stipendio di Szczęsny. L'ideale sarebbe liberarsi di lui completamente, in modo tale da non avere una figura ingombrante nello spogliatoio. Insomma, è veramente importantissimo lasciare questo slot libero per Di Gregorio e Perin, e ovviamente terzo portiere Pinsoglio, con la possibilità di vedere anche da Fara affacciarsi alla prima squadra. Ecco, quindi fondamentale riuscire a ufficializzare l'uscita di Wojciech Szczęsny da questo punto di vista, anche per Di Gregorio, per lavorare a mente sgombra, focalizzarsi sul campo, sul miglioramento dei fondamentali, e a diventare un pilastro di una Juventus in totale divenire, che punta su di lui. Poi, Coop Miners, per chiudere, ha detto anche dei maggiori esperti di mercato, tra cui Alfredo Pedulla, e l'abbiamo detto anche in questo canale, è fatta, perché l'accordo è totale tra Juventus e il giocatore: 5 anni di contratto, 4 milioni e mezzo più bonus al giocatore, e anche la gente è d'accordo. Però ecco, l'Atalanta va convinta, quindi finché non riusciamo a trovare la matassa per il trasferimento dell'olandese da noi, dobbiamo ancora aspettare. Però è l'obiettivo numero uno di Thiago Motta per puntellare la mediana, e poi l'altro è Todibo. Ditemi la vostra, forza io fino alla fine, scarica di commenti.